Oggi è il padre a chiedere giustizia per il figlio Guido Maria Garzillo. Quasi un anno fa, era il 12 ottobre del 2013, un killer, il cui nome è ancora avvolto nel mistero, lo attende sotto casa in via d'Alessandro, a Nocera Inferiore. Guido era alla guida di una Ford Ka, viene sorpreso dal suo assassino. Un primo colpo, la vittima si gira, il secondo proiettile ed un terzo, una pallottola passa attraverso il braccio e finisce vicinissimo al cuore, quel tanto per rendere inutile la folle corsa in ospedale. Le indagini dei carabinieri iniziano subito, si pensa ad uno sgarro, poi l'acquisizione di un video di una telecamera di sorveglianza in cui si vede il killer allontanarsi a piedi con il volto coperto da un cappuccio di una felpa. Primi riscontri, ma sino ad oggi ancora nulla. Resta il mistero, soprattutto perché manca un movente. Guido Garzillo, ad eccezione di tafferugli per la sua passione per la nocerina, non ha scheletri nell'armadio ed è per questo che i suoi genitori non si danno pace. Perché è stato ucciso? Indagini complicate, anche perché il 23enne non ha lasciato tracce su cui investigare. Non lo dico io che sono il papà, non lo dice la mamma, non lo dice i fratelli, le sorelle, ma bensì tutta una città lo dice. Lo dicono anche i carabinieri? Senz'altro, pure il dottor Renza lo dice. Che mio figlio questo ha complicato le indagini. Penso proprio di sì, ma comunque loro debbono fare qualcosa di più, hanno un'immagine di questa sagoma, di questa persona, mandarla molto di più, farla, perché prima o poi qualcosa deve venire fuori, perché questi, ma non è che io conosca una persona, un assassino di quel che cammina così, pure un parente, una mamma, un padre, che è un animale di questo vicino, insomma. Qualcuno ha anche detto che probabilmente poteva esserci un legame tra questo che è accaduto con una storia passata, ormai remota, di Peppe Garzillo, Giuseppe Garzillo, ma è impossibile pensare a una cosa del genere, perché quando Peppe Garzillo era giovane, insomma, qualcosa poteva accadere troppo lontano nel tempo. Lontanissimo, ma non penso proprio, tanto sto sempre in mezzo alla strada, mattina, se vado a lavorare, io lavoro a Villa Chiarucci, abito a Via Cucci, se vogliono qualcosa possono pure venire, insomma sto a loro disposizione, se era per me, ma non era per me assolutissimamente, non era né per me né per me, non lo so che cazzo è successo, noi vogliamo giustizia per i crediti, se qualcuno sa qualcosa, ci può indirizzare qualcosa, noi siamo pure disposti a dare un'auto ricompensa, chi ci fa sapere pure una minima cosa, o a noi, o a me personalmente, o alla famiglia, oppure ai carabinieri direttamente, al giudice Lenza, insomma, perché pure prima io almeno non faccio il carabiniere, ma nemmeno faccio il giudice niente, ma pure prima, dietro questi omicidi, ti devi vedere quante volte qualcuno scrive un bigliettino e lo manda al giudice. È talmente facile, perché è talmente un omicidio, talmente sporco, è sporco e inutile, non esiste. Io potevo, ma non esiste proprio. Un colpo probabilmente partito in maniera sbagliata, oppure secondo lei c'era la volontà di colpire? Penso che la volontà di uccidere non ci sia stata, però comunque mio figlio è morto. Non è che noi pensiamo a queste cose. Mio figlio, mo, c'è stato o non c'è stato, comunque io mio figlio non ce l'abbiamo più. Noi Guido non ce l'ha più, non ce l'ha più una città, una nazione, come vi devo dire? Io sono il papà, la mamma è più di me, insomma, ma non esiste. Quindi praticamente voi agli inquirenti, al procuratore Lenza, ai carabinieri che stanno indagando, chiedete innanzitutto di arrivare a una soluzione. Certo. E poi chiedete di far vedere, di rendere ancora più pubblica quel video, in modo che qualcuno può individuare qualcosa. Molto più grande, il video deve svilupparsi un po' più grande, debbono mandarlo più spesso pure le televisioni, penso che voi pure ce l'avete, un po' più grande, mandare sempre queste immagini, insomma, starci sopra, non dico che i carabinieri, il dottor Lenza non indagano assolutissimamente, però facciamo qualcosa in più, vogliamo risposte, basta, sono 11 mesi, non ce la facciamo più, più giorni passano, più posso chiudere? Si muore sempre. Tutto è cambiato da quel giorno. Cioè, questa persona, non so come chiamarla, l'animale sarebbe un'offesa chiamarlo animale, per gli animali, ma non lo so come la chiamiamo.
ha distrutto non soltanto la vita, non ha tolto soltanto la vita di mio figlio, ma bensì la vita di tutta una famiglia intera, più amici, compagni, insomma, non so come dirvelo. Posso chiudere con una domanda un po' più leggera, me lo puoi consentire. Perché quando eri più giovane ti chiamavano Peppo Showman? Beh, così, non me lo ricordo nemmeno, figurati. Era una roba di ragazzi, ma no, da piccolo mi hanno chiamato così, perché portavo gli strumenti degli showman, ma no, perché facevo parte del gruppo, no. In bocca al lupo. Grazie.